Ehi, gente bella, o bella gente. Siamo tornati sul metro. Odio sostituire i filtri. Vabbè, ho 19 minuti di filtro. 30 o 40 secondi di filtro ancora. Santo cielo! Forse hai letto qualcosa in proposito nei libri dei santi. Doveva essere una meraviglia, un tempo. Bella biblioteca, eh. Bibliotecario! Bibliotecario? Chi? Dov'è? Ascolta, Artyom. I Sì. bibliotecari sono tra le creature più pericolose da queste parti. Se ne incontri uno, Dio non voglia che ne incontri due. Non batterti e non fuggire. Le bestie non ti attaccheranno se li guarderai fisso negli occhi. Ricorda, non perderli mai di vista. Se gli volti le spalle, sei morto. Se una bestia diventa nervosa, allontanati lentamente. E se ti spara, beh, che Mi guardia. spara? Non vedrai mai più niente. Una bestia mi spara? Una bestia che usa un fucile? Guardati le spalle! Danilo! Io non sparo! Io mi riservo le munizioni. Povero Danilo! Ehi! Non c'è molto tempo. È quasi l'alba. Vai ora e ricorda quello che ti ho detto a proposito delle bestie. Cercherò di tornare il più presto possibile. Quindi siamo di nuovo soli. Ok. Uffa, non puoi lasciarlo lì a Danila, a venire con me, no? No, perché non mi fido tanto dei bibliotecari io. Fuori? Ok, le belle cose. Quello è un bibliotecario. Ok. Grazie mille. Non spararlo, ha detto. E non scappare. Ok, cioè, ci facciamo una partitella poker, non lo so. Cioè, cosa ci devo fare io? Ci devo ballare il tango? Ciao. Hello? Holy shit. Buongiorno, buongiorno. Lei è un bibliotecario, sì. Ha per caso un libro sulla seconda guerra mondiale? No, 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 va bene, scusi, vuol dire che non c'è. Ok, no, no, non glielo chiedo più. Ok, va bene, non c'è. Me ne vado? Cosa vuoi da me? Oddio, se n'è andato lì sopra. La cosa non mi piace. Io spero che sia la strada giusta. Hello? Sei quello di prima? Sì. Mi dica qualcosa contro di me, perché... Sa, lei è piuttosto grande, le sue braccia sono possenti. Sì, ci bisogna già arrabbiarsi così, la prego. Siamo tra amici, siamo, dai. Siamo tra... Che cosa...
Cosa mi vuoi fare? Oddio. Che co... Dove vuoi andare tu? Da ripagare lei la porta, eh? Lei è davvero un bel esemplare. Ecco, bravo. Sa, non è che mi piace tanto la situazione. Io posso proseguire? Guardate cosa ho trovato. Ho sentito gente dietro, adesso mi farà male appena tolgo l'appunto. Tutto per voi. Io me ne vo. Allo? Sì. Ci rivediamo di nuovo, amico mio. Ma non c'è bisogno di arrabbiarsi, no? La prego, si calmi. Un po' di contegno. Un po' di contegno. Bravo. Bravo lui. Oddio. Dietro di me, dovevo andare dietro. Vabbè. Questa parte sta. Holy shit. Ho sentito che mi sta inseguendo. Lo sento i passi. Odio questa cosa. Oh Cristo! Lasciami! No! Chi è? Lasciami! Perché ti devi arrabbiare? Cioè non ti ho fatto niente, giuro. Uè. Cos'è? Vuoi giocare a nascondino? Perché io non ne ho tanta voglia, eh. Oddio. Oltre al fatto che il filtro sta andando a quel paese. Sì? Chiuso? Allo? C'è uno di quelli fuori. Lei non è arrabbiato, vero? Cioè, un vostro amico prima mi ha preso, mi voleva sussurrare all'orecchio qualcosa, ma lei sembra più ragione qua. Maybe no. Forse no, eh? Ecco, bravo amico, bravo. Lei è più ragionevole dei suoi degli altri amici, ok? C'è un piccolo passaggio per qua. Tararara. Corri, come se non ci fosse un domani. Dove Crissino devo andare? Ullallero, ullalla. Vedo un ascensore là. Belle cose, belle cose, faglia. Vai, battaglia, battaglia latta contro... Vabbè, ho la padella alla braccia. No, io non esisto, giuro. Sì, vai, a noi assistiamo alla battaglia. Non puoi andare ad aiutare il suo collega. Le ossa. Lo schifo. Altro che le ossa. Beh, bello. Il posto è il dei migliori. Oh Cristo. Oh Cristo. Scusi, ma... Qual è il problema? Si può arrabbiare quanto vuole, ma io non la pago. Prego, se ne vado. Lei non è... Lei non è abilitato a rimanere in questa biblioteca. Neanche noi, mi sa. No, perché ho spento? Sono pazzo? Il deposito sotterraneo era terrificante e non avevo idea dove o cosa cercare, ma mi rifiutavo di pensare che tutti i miei sforzi fossero stati vani. Anche io. C'è gente. Io spengo la luce. Non si sa mai. Gente, cioè.
I soliti piccoli grandi bibliotecari. Che fanno? Cenano? Ma... ragazzi, sono le 7 meno un quarto, non potete cenare a quest'ora. Dai, appunto per noi. E anche per voi se volete. Ok. Io me ne vado. Nessun problema, giusto? Ok, ok. Ok. Nessuno ci vuole male qua, giusto? Cioè. Un bel salto. Sta crollando tutto qua. Oh! Sono caduto nel posto migliore del mondo. Dove sono? Oddio, questo è nero. Forse l'hanno fatto arrabbiare più degli altri. No, aia! Attenta, ma sei pazzo? Ok. Nota aggiuntiva per Artyom, i neri. Cioè, gli amichetti neri del nostro amichetto sono pericolosi. Io lo sento nelle ossa che sta arrivando. Via, c'è una scala. Cioè, io sto andando completamente a caso e non so dove andare. Ciao, tizio. E da qua? Ecco. Qual è? Bello. Cioè, lo sentivo, me l'ero immaginato che da una gratta dovevi fare qualcosa, eh? Vero? Eh? Guarda lì! Stanno dormendo! Non più. Non più, se sono arrabbiati con me, ma io non volevo svegliarvi, giuro. È stato un incidente! No, l'incidente ce l'avrò io se non mi muovo. Oh Cristo, dove si va? Ok. Buongiorno, buongiorno, sì. E lei è davvero una bravissima persona, via. Nelle scale non dovrebbero arrivare, se le scale sono piccoline. Quindi non loro sono gigantissimi, tipo. Sto andando a caso, io spero di non perdermi perché insieme a loro non ci voglio stare. Hello, hello my friend! Oddio, l'ho visto, era lì dietro. Le cose brutte che non mi aiuto. Holy shit. È bloccato. Una porta! Dimmi che è questa, dimmi che è questa. Sì! Il tipo è dietro, chiudi. Bravo. La chiave? No. Vabbè, cerchiamo la documentazione sul DC. No, eh? Se non c'è niente mi sclero perché sono chiuso dentro questo posto. E dall'altra parte c'è un piccolo grande amico scimmia gorilla bibliotecario, quindi. Ma c'è anche scritto, cioè di sé! Dovevi guardare subito lì. Grande, ce l'abbiamo. Ok, dobbiamo uscire. Prima era pieno di gente, corri piccolo Artyom. Sì, ce l'ha fatta. Avevo trovato i documenti sulla D6, ma Miller non era ancora tornato. Senza il suo aiuto non sapevo se sarei uscito vivo dalla biblioteca. E tutto dipendeva da quello.
Ok ragazzi, fatto un paio di capitoli, due capitoli, erano facili, no, facili, erano veloci, non facili, eh. L'amico bibliotecario era un po', cioè, un colpo e quasi quasi ci morivi. E noi ci vediamo quindi nel prossimo video, che sarà sulla parte finale di Hand of Fate. Quindi dovrò portarvi un altro gioco in più. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ciao a tutti ragazzi.